Ciao, buongiorno. Siamo a pagina 61, ti faccio la scansione della pagina. Facciamo uno studio in ottavi. Sembra banale, ma questo esercizio sta alla base della comprensione di una cosa piuttosto importante e basilare, ovvero quello che è il finger stretching. Vuol dire che noi, da una posizione statica ferma, quella che può essere una scala di C major, quando prenderemo il Fa, invece di spostarsi come si fa su una diteggiatura di una scala misolidia, dove vedi che avanzo con l'indice verso il diapason, anulare sul tasto del Mi, mignolo sul tasto del Fa, io cosa farò? Farò uno stretch, un allargamento indietro della mano, per andare a utilizzare solo questo settore, ok? Per cui ad esempio una scala che arrivi fino a Fa, Sol, La, la prenderò con questo sistema. Quindi farò uno stretch del mio dito. Importante fare ottavi, partire da una base di 60, rispettare down and up, sulle iterazioni ti consiglio di non impararlo a memoria, perché lo so che è una questione meccanica, potrebbe essere, però no, di essere in grado anche, che ne so, a 140 bpm leggere in ottavi al volo, o fai tu 80, 60, sedicesimi, perché quello che conta comunque è la meccanicità del movimento, non tanto il down up, tipico di un ottavo forte, debole, ma proprio anche sempre lavorando su questo concetto della lettura, del riconoscere le alterazioni, anche perché nell'esercizio avremo la prima parte dove andremo a fare questo stretch sul Sol diesis, di spostamento sul La, ok? Per cui riconoscere le alterazioni, abituarci, vedere che c'è un bel quadro quando torniamo indietro su un Do che prima viene alterato, insomma. Un po' di informazioni che è utile sempre non memorizzare, perché così terremo in allenamento al nostro colpo d'occhio la lettura a prima vista. Vediamo adesso l'esercizio molto lentamente come si traduce. Per cui pentagramma davanti, abbiamo il click a 80 bpm, ottavi. 1, 2, 3, 4. Vediamolo adesso un po' più accelerato per l'effetto che dà sulla mano, sullo stretch. Adesso lo portiamo a, che ne so, facciamo sedicesimi a 80-90, così vediamo un attimino proprio com'è l'accelerazione e come risulta l'esercizio, poi alla fine l'utilità. Per cui ti ricordo, 60-80 lo porti a 120, poi cominci con i sedicesimi per non portare a 180 gli ottavi, che non ha molto senso, perché quello che conta è la meccanicità dei movimenti, del finger stretch. Vediamo. Esercitati su queste parti, lo porti fino, secondo me, quando sei già a 100 bpm, i sedicesimi, sei già molto avanti, per cui buon lavoro e buona settimana.